SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La città di Cervia si è fermata per un'ora di silenzio durante i funerali di Stefano Baldisserra, il giovane morto venerdì notte dopo essere stato investito mentre tornava a casa. Saracinesche abbassate in segno di vicinanza alla famiglia. La banda della marmotta torna a colpire a Rimini. Un boato ha svegliato i residenti del centro dopo che all'alba i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat di un istituto che era già stato colpito nel 2016. Cospicuo il bottino. Un incendio si è sviluppato in un ristorante pizzeria di Conventello, nel Ravennate. Sono stati degli automobilisti ad accorgersene e a dare l'allarme. Nessuna persona si trovava al suo interno, la causa forse un cortocircuito. Non è un paese per giovani, almeno per quanto riguarda le imprese di Under 40. In Emilia-Romagna, il primo semestre del 2019 segna un bilancio in rosso dell'imprenditoria giovanile, raggiungendo il tasso più basso di tutto il paese. La città di Rimini ha ricordato i tre partigiani uccisi dai nazifascisti il 16 agosto 1944 con una cerimonia commemorativa a 75 anni dall'eccidio. Presenti anche studenti delle scuole primarie per tramandare loro la memoria storica della città. Calcio. Si è interrotto con onore il cammino in Team Cup per l'imolese di Federico Copitelli, fatale al terzo turno ad eliminazione diretta il Genoa, capace di aggiudicarsi la qualificazione con un roboante 4-1. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Mirko Paganelli. Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di TR24 e Teleromagna. Ieri pomeriggio si sono celebrati a Cervia i funerali di Stefano Baldisserra, il giovane investito venerdì notte mentre rientrava a casa. La città si è fermata per un'ora di silenzio. Vediamo le immagini. La morte di Stefano Baldisserra è un colpo al cuore difficile da parare. Il tragico incidente nel quale il 25enne cervese ha perso la vita nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 agosto ha scioccato tutta la comunità, che si è riunita numerosa attorno a cari e familiari nei funerali di venerdì pomeriggio, celebrati da Don Pier Laurent Cabantù nel Duomo di Piazza Garibaldi. C'era tutta la Polisportiva 2000, in cui Baldo giocava come portiere con il numero 12, replicato con due palloncini attaccati al feretro sopra la maglia del Milan, la squadra del cuore. Al passaggio della bara, le saracinesche dei negozi del centro sono rimaste abbassate, come chiesto dal sindaco Massimo Medri, in segno di vicinanza. In prima fila sempre mamma Katia e papà Roberto, stretti mano nella mano per sostenersi a vicenda in un momento di dolore così grande. Stefano è morto venerdì notte mentre rientrava a casa in sella alla sua bicicletta in via Malva Sud. A investirlo Valentina arriva bene, 28enne di Cervia, ora in carcere in misura di custodia cautelare, anche se la difesa ha chiesto al giudice la conversione agli arresti domiciliari. Le ipotesi di reato sono di omicidio stradale e omissione di soccorso. E si allunga la scia di sangue sulle strade del Cesenate. Due persone sono morte nella notte in un incidente sull'autostrada A14 nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione Bologna. A quanto si apprende, le vittime sono di nazionalità albanese, mentre sono italo-svizzere le tre persone rimaste ferite, tra cui una donna di 49 anni e un uomo di 54 anni, entrambi condotti all'ospedale Buffalini di Cesena con il codice di massima gravità. Dalle prime informazioni pare che le vetture su cui viaggiavano i tre cittadini italo-svizzeri, una vettura Volkswagen Passat, abbia colpito l'auto dei due cittadini albanesi, una Renault Clio, che per caso ancora da accertare si è ritrovata in mezzo alla corsia di marcia in posizione
trasversale. Nell'impatto molto violento, le due persone a bordo della Clio sono morte sul colpo. Il lavoro dei vigili del fuoco ha permesso di liberare i tre feriti bloccati all'interno del loro veicolo. E due diverse aggressioni, di cui da conto la stampa locale oggi, hanno segnato la notte di Ferragosto nel Riminese. A Bellare, due fratelli comaschi di 18 e 15 anni in vacanza sono stati avvicinati da un gruppo di 10 giovani che chiedevano loro una sigaretta. Al diniego sono partiti spintoni, calci e pugni che hanno coinvolto anche la madre dei due. Il 18enne ha subito una frattura del setto nasale e sulla vicenda indagano i carabinieri. Mentre a Riccione i militari sono riusciti ad arrestare i presunti aggressori di una turista veneta di 37 anni, due giovani di 19 e 17 anni. Ai militari la 37enne aveva raccontato di essere stata cerchiata sulla strada da un gruppo di alcuni ragazzi, uno dei quali le ha puntato un coltello alla gola. Alla donna hanno sottratto la borsetta con il portafoglio. E la banda della marmotta torna a colpire a Rimini. Un boato ha svegliato i residenti del centro dopo che all'alba i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat di un istituto che era già stato colpito nel 2016. Cospicuo il bottino. Questa mattina, poco dopo le 5, un grande boato ha svegliato i residenti affacciati su via Circonvallazione Meridionale, a pochi passi dal centro storico di Rimini. Era in corso l'ennesimo assalto al bancomat, stavolta a danno di Riviera Banca, istituto finito per la seconda volta nel mirino dei ladri nel giro di 3 anni. Nel 2016 il colpo era stato tentato invano con un carro attrezzi rubato, ma stavolta il furto è andato a segno. I malviventi sono riusciti a sfondare una vetrata utilizzando il coperchio di un tombino di ghisa. Una volta dentro hanno fatto saltare in aria il bancomat dall'interno con la tecnica della marmotta, ovvero l'ausilio di un congegno esplosivo artigianale, scappando nel giro di pochi minuti con un bottino che si ipotizza girarsi attorno ai 20.000 euro. Il venerdì notte è il giorno prediletto alle bande degli sportelli. È infatti l'intervallo in cui gli istituti ricaricano i bancomat con il denaro contante. Non più tardi di una settimana fa c'era stato un colpo simile al postamat di via Euterpe, sempre a Rimini, e di venerdì notte. I carabinieri intervenuti sul posto poco dopo hanno eseguito i rilievi del caso. I video del circuito chiuso saranno però di scarso aiuto, visto che le telecamere erano state oscurate con la vernice spray nera. Incendio questa mattina in un ristorante di Conventello nelle Ravennate. Attorno alle 7.30 alcuni automobilisti che percorrevano via Basilica si sono accorti del fumo che usciva dalla struttura e hanno lanciato l'allarme. Si tratta del ristorante pizzeria CZ, molto conosciuto in città. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che una volta dentro hanno notato le fiamme provenire dalla zona bar dove si trovavano alcuni frigoriferi. L'incendio è stato domato in circa mezz'ora, dopodiché è stata la volta delle operazioni di bonifica e di accertamento dei danni nella struttura, che è stata fortemente colpita soprattutto per quanto riguarda il soffitto. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause del rogo e dai primi indizi potrebbe essere stato scatenato da un cortocircuito. È una brutta avventura in montagna con lieto fine per una coppia di giovani sposi, 30 anni lei, 29 lui, in Concordia sulla Secchia, nelle Modenese. I due neofiti delle salite sono partiti intorno alle 16 di ieri in direzione del Monte Cusna per fare un'escursione e arrivati sul crinale hanno imboccato il sentiero sbagliato e si sono ritrovati sul versante sud della montagna, tentando di risalire sul crinale. La giovane è scivolata nell'affrontare il canalone molto ripido e con importanti salti di roccia. A quel punto, intorno alle 21.15, la coppia ha deciso di chiamare i soccorsi. Gli escursionisti sono stati raggiunti dai primi due operatori alle 23.15. Privi di abbigliamento adatto, in pantaloncini corti e senza torcia frontale, ai due sposi sono state fornite due giacche per la protezione termica e poi sono stati accompagnati poco sotto la cima del Cusna, a quota 1.100 metri, dove erano già arrivate anche le altre due squadre. Di lì è iniziata la discesa a Febbio, raggiunta alle 2.30 di notte. E un tentato furto è avvenuto in un'abitazione di Bologna. Ieri pomeriggio un 34enne si è arrampicato sulla grondaia di un'abitazione del centro, ma una volta raggiunta la finestra si è trovato faccia a faccia con il proprietario.
Ha scalato una grondaia per introdursi in un appartamento al primo piano di Via Polese, credendo di agire indisturbato. Invece non solo è stato fotografato da un cittadino proprio durante la scalata, ma nell'appartamento ha trovato anche l'inquilino. Poi è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di un 34enne tunisino con svariati precedenti. Erano le 14:30 quando un 57enne, residente vicino alla palazzina presa di mira, ha visto il ladro intento ad arrampicarsi. Lo ha fotografato e poi ha chiamato il 113. Il 34enne tunisino, che in casa si era trovato faccia a faccia con l'inquilino 51enne dell'appartamento, si è dato alla fuga, sempre dalla grondaia, ma a quel punto la volante già sul posto lo ha intercettato grazie al cittadino che, dopo averlo fotografato, lo ha seguito e poi ha consegnato la foto del ladro scalatore agli agenti. Rimaniamo nel bolognese, a Granarolo, ancora nessuna traccia dell'anziano scomparso da 5 giorni, dell'ottantenne Clemente Lesi non si hanno notizie, il comune invita a tenere gli occhi aperti. Timori, apprensione, più trascorrono le ore meno ci sono speranze di ritrovare sano e salvo l'uomo che domenica 11 agosto è uscito in bicicletta dalla sua abitazione e da allora di lui non vi è più nessuna traccia. La ricerca di Clemente Lesi, l'uomo di 80 anni sparito in bicicletta a Granarolo, è stata finora totalmente infruttuosa. In costante contatto con la stazione dei carabinieri di Granarolo nell'Emilia, che ha allertato anche i carabinieri dei comuni limitrofi e non, informiamo che purtroppo non ci sono ancora notizie, avverte il comune, che però chiede ai suoi concittadini di prestare attenzione al territorio per individuare angoli, strade, punti particolari in cui potrebbe trovarsi l'uomo. Ricordiamo, fa presente l'amministrazione comunale, che ha lasciato la sua abitazione domenica scorsa in bicicletta ed è stato avvistato in quello stesso giorno da una telecamera a Villanova di Castenaso, quindi ad alcuni chilometri da Granarolo. Da quel momento non si hanno altre segnalazioni e di nuovo un'esortazione a darsi da fare per riportare a casa l'anziano signore. Teniamo tutti gli occhi aperti e vigili, scrive il comune. Questa mattina a Ferrara i carabinieri hanno arrestato un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti nella sua abitazione, chiamati dai vicini a seguito di una discussione. Dentro hanno trovato oltre 2 kg di marijuana, diversi grammi fra hashish ed ecstasy, un coltello a serramanico e 3.700 euro in contanti. All'interno di un armadio era stata allestita una serra per la coltivazione di cannabis con lampade e tubi per l'irrigazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 23enne, che vanta precedenti, è stato portato in carcere. Adesso invece passiamo all'economia, perché il primo semestre del 2019 segna un bilancio in rosso per le imprese giovani attive nella nostra regione. L'Emilia-Romagna conquista così un primato di cui non andare propriamente fieri. Vediamo di che si tratta. L'Emilia-Romagna è la regione con il minor numero di imprese giovanili d'Italia. Secondo Unioncamere Emilia-Romagna, nel primo semestre di quest'anno erano soltanto il 7% dell'intero settore secondario regionale, pari a 28.067 unità. Il calo rispetto allo stesso periodo del 2018 ammonta al 2,5%, poco peggio della Romagna, sistema Forlì, Cesena e Rimini, che si assesta al 2,4%, ma meglio della media nazionale, pari a meno 3,1%. Al 30 giugno in provincia di Forlì-Cesena si contavano 2.287 imprese giovanili attive, che costituiscono il 6,2% del totale, di cui la metà si trova soltanto nei comuni di Forlì e di Cesena, ma con un calo del 3,5%. È andata meglio la provincia di Rimini, dove si contano 2.454 imprese giovanili attive, di cui quasi la metà che si trovano nel capoluogo di provincia. Costituiscono il 7,2% del totale, con un calo stimato dell'1,4%. La flessione semestrale si guarda anche a livello italiano e non riguarda soltanto le aziende guidate da giovani. Le altre imprese del comparto sono calate complessivamente dello 0,7%. Quelle giovanili sono scese nei settori del commercio, delle costruzioni, della manifattura e dei servizi alle imprese. Sono cresciute invece agricoltura, servizi alla persona e attività professionali. Appaiono stabili i servizi di alloggio e ristorazione. Il problema della casa a Bologna adesso. C'è ancora tempo per iscriversi all'istruttoria pubblica richiesta da oltre 2.300 cittadini firmatari di una petizione indirizzata a Palazzo d'Accursio.
Ancora il problema casa, tenere banco in città. C'è tempo fino al 9 settembre per candidarsi a parlare dell'istruttorio in comune sulle problematiche legate alla questione abitativa a Bologna. La Presidente del Consiglio Comunale, infatti, da luglio ha pubblicato l'avviso di convocazione dell'istruttoria pubblica sul disagio abitativo, richiesto con una raccolta firme da 2.235 cittadini, che ora attendono la prima seduta in programma il prossimo 20 settembre, dalle 15 alle 19. All'istruttoria, che si terrà nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo da Cursi, possono partecipare associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interesse a carattere non individuale. La richiesta di partecipazione, che deve essere formalizzata entro inoltre il prossimo 9 settembre, si può fare utilizzando il modulo predisposto online, che dovrà essere poi inviato o per via telematica, cioè via PEC, o per via cartacea, al protocollo generale del comune. L'obiettivo principale dell'istruttoria, ricorda l'amministrazione bolognese, è promuovere attraverso un dibattito pubblico l'elaborazione di proposte innovative per arricchire la redazione del nuovo piano urbanistico generale, contribuire alla formazione del bilancio di previsione anche in relazione alla regolamentazione degli affitti turistici e partecipare alla stesura di un piano complessivo dell'abitare in città. In base al numero degli iscritti, poi una seconda seduta sarà convocata il giorno successivo, sabato 21 settembre, dalle 9 alle 19. E la città di Rimini ha ricordato i tre partigiani uccisi il 16 agosto 1944 con una cerimonia commemorativa a 75 anni dall'eccidio. Presenti anche studenti delle scuole primarie per tramandare loro la memoria storica della città. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sulle note di Bella Ciao si è conclusa venerdì sera la giornata in ricordo di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, i tre martiri uccisi dai nazifascisti il 16 agosto del 1944. Per i 75 anni di quel tragico evento, la città di Rimini ha voluto ricordare i tre riminesi con una serie di iniziative, culminate con la premiazione degli alunni di quinta della scuola elementare Chase nella Corte degli Agostiniani, per il lavoro svolto sulla memoria dei luoghi della Resistenza. A consegnare le pergamene della nona edizione del premio Vincenzo Mascia, partigiano ed ex presidente dell'ANPI, la figlia Maria Teresa, affiancata sul palco dal presidente 92enne dell'ANPI Rimini, Walter Vallicelli. E dopo la presentazione del loro stesso lavoro, gli alunni di quinta, tra gli applausi del pubblico, sono scesi dal palco per lasciare spazio al monologo intitolato «La più selvaggia sete, la più selvaggia fame» di Roberto Mercadini e dedicato a storie e racconti sulla resistenza partigiana. A rappresentare l'amministrazione comunale, l'assessore Mattia Morolli, che nel suo intervento ha ricordato come la città di Rimini abbia conquistato la medaglia d'oro al valore civile. Manca poco alla 40ª edizione del meeting di Rimini, al lavoro in queste ore frenetiche i tanti volontari che lo compongono. Vediamo le immagini. Hanno tra i 17 e i 79 anni, provengono da Italia, Svizzera, Spagna e addirittura c'è chi arriva dal Paraguay. Sono i 341 volontari che in questi giorni si stanno adoperando per costruire il prossimo meeting di Rimini. Mi chiamo Fabio, sono di Asunción, Paraguay e niente, sto facendo il pre-meeting e anche magari il meeting. Teresa, 22 anni. Sono di Cesena e studio a Bologna. Sono qua con i miei amici dell'Università di Bologna. Iniziamo, veniamo qui alle 8:15, lodi, poi dopo iniziamo a lavorare fino all'1, pausa fino alle 2:20, lanjus, poi si parte a lavorare fino alle 6:30. Ma cosa facciamo? Si montano i pannelli della mostra di Havel. Faticoso? Abbastanza, soprattutto per le temperature, però bello, viene da Firenze. C'è sempre qualcuno che dice dai, dai, dai! Dai che ce la fai, dai che si arriva fino in fondo. Per me mi costruisce perché mi insegna a seguire una qualcosa che uno mi dice di fare. E poi quando è tutto pronto dico cavoli, però anche io ci ho messo il mio pezzettino. E stiamo spellicolando. Oh guarda che bello, bellissimo. È un verde come il tappeto. È un momento di incontro e di bellezza incredibile, per cui lo consiglio a tutti. Quella che partirà domenica 18 agosto sarà un'edizione XL. Infatti il meeting festeggia quest'anno i suoi 40 anni.
Emilia-Romagna è moria di aziende artigiane in Italia e in regione. Secondo la CGA di Mestre, l'Emilia-Romagna ne ha perse 761 nell'ultimo semestre, dato peggiore prima di Sicilia e Veneto. In tutto sono sparite più di 6.500 imprese artigiane. Tra il 2009 e il 2018 sono oltre 165.000 le unità perse. Bologna. Durante i controlli di Ferragosto, la polizia ferroviaria ha arrestato una donna già destinataria di un ordine di carcerazione da un anno e due mesi per spaccio. In tutto, la Polfer regionale ha denunciato 19 persone per molestie, atti persecutori, truffa, rifiuto di generalità, violazione delle norme sul soggiorno e del foglio di via. San Mauro Mare. Attorno alle 9 di Ferragosto, un 21enne pugliese, visibilmente ubriaco, è entrato in una pasticceria danneggiando gli arredi e rovesciando brioche e pastine. Alla chiamata dei carabinieri ha tentato di allontanarsi in motorino, ma è stato intercettato poco distante e denunciato per danneggiamento e guida in stato d'ebbrezza. Cervia. Fermano una casa vacanze versando una caparra di 200 euro, ma scoprono che si tratta di una truffa e sporgono denuncia ai carabinieri. Le indagini sono così risalite a un 26enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, denunciato con l'accusa di truffa. Si indaga anche sul ruolo di un possibile complice. E adesso tutte le ultime dallo sport con Marco Rossi. Grazie Mirko per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il calcio. L'ampio divario tra Genoa e Imolese ha visto dominare i Liguri in una sfida impari. Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia Team, i romagnoli possono essere soddisfatti del cammino fin qui intrapreso da inizio stagione. Vediamo. Si ferma con onore al terzo turno di Coppa Italia Team il cammino dell'Imolese. Sul campo neutro e tutto esaurito dello stadio comunale di Chiavari, il Genoa ha battuto 4-1 i grifoncini romagnoli. La squadra di Andrea Azzoli ha spianato la strada al successo e alla qualificazione al turno successivo con la vincente tra Ascoli e Trapani, grazie al calcio di rigore trasformato da Capitan Criscito dopo appena due minuti di gioco. L'Imolese fatica ad entrare in partita, le due categorie di differenza si vedono e al 24esimo Saponara infila il raddoppio con un tapin di testa, poi la gara viene di fatti chiusa da Ghiglione dopo 4 minuti. Nella ripresa l'Imolese apre il gioco e trova la rete della bandiera firmata dal neo arrivato Alimi al minuto 71, risultato che poi si stabilizza sul 4-1 finale firmato dalla punizione magistrale di Scione. L'Imolese di Copitelli ora preparerà il campionato dopo aver scritto una nuova pagina di storia nonostante la fine della corsa nella competizione tricolore. Passiamo ora alla pallavolo maschile e andiamo sul nostro portale tr24.it. La Consar Ravenna si aggiudica uno dei talenti emergenti più interessanti del volley cubano. In giallorosso approda Romy Raul Alonso Arce, che con la nazionale caraibica ha alzato pochi mesi fa la Coppa Panamericana. Si tratta dell'ultimo rinforzo per coach Bonita in vista dell'avvio di Superlega. Alonso, che vestirà la maglia numero 17, lo stesso numero che porta in nazionale, è il 74esimo straniero nella storia della pallavolo maschile ravennate, il quinto proveniente da Cuba. Nel sabato del Savio sono attesi un manipolo di puledri dal grande passato che daranno vita ad una interessante serata, proiettando così l'ippodromo cesenate ai vertici nazionali. È un sabato divertente quello che propone l'ippodromo del Savio, con sostanziose proposte tecniche e suggestive note di colore. A proiettare i trotter cesenati ai vertici nazionali sin dalle prime battute della serata, quando, allo scoccare delle 21.10, scenderà in pista un prestigioso manipolo di puledri, su cui piccano Brenda Griff e Bon Jovi MMG, già vincitori all'esordio e accomunati dalla partnership con driver di statura mondiale come Giampaolo Minucci e Joss Verbeek. I due apriranno le ostilità agonistiche cercando di mantenere l'imbattibilità ai loro partner e troveranno sulla propria strada colleghi di talento e puledri di sicuro interesse come Bilaria Jet, la valida alternativa allo strapotere dei favoriti su cui sale VP dell'Annunziata.
La serata vedrà poi i cadetti impegnati alla seconda sulla selettiva distanza del doppio chilometro con lo sloveno Ice Road che ambirà giustamente alla vittoria. Si avverrà poi l'epilogo con i tre anni impegnati alla sesta, un qualitativo miglio che vivrà sul duplice scontro tra Antares Leone, Iron BLG e la semi inespressa Argentina Lux. Ieri sera, serata della solidarietà, l'attrice con quartet quintè, come stiamo vedendo dalle immagini, è stata vinta da Zante Dinò in coppia con Francesco Virzì. La combinazione è stata poi completata da 01MMG, Zildown Slide SM, Zola Bad e Zenox B. Buona la quartè di poco inferiore ai 3.000 euro, mentre non è stata centrata la quintè, il cui jackpot va quindi aggiunto al montepremi della prossima attrice. È tutto per lo sport, Mirko, a te la linea. È arrivato il momento del meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Rai24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. La situazione meteorologica ha visto un netto miglioramento nelle ultime 24 ore nella nostra regione, con il ritorno dell'alta pressione che condizionerà il tempo anche della domenica. Infatti la giornata di domani risulterà stabile e soleggiata su tutto il nostro territorio regionale. I cieli risulteranno sereni in mattinata, poco nuvolosi nel pomeriggio, soprattutto sul nostro medio-alto Appennino, ma senza addensamenti di rilievo. Le temperature saranno in aumento con valori minimi compresi tra 19 più 22 gradi, mentre i valori massimi saranno compresi tra 29 e più 32 gradi. In ulteriore aumento ad inizio settimana, quando torneremo probabilmente a superare sulle pianure centrali picchi di 34-35 gradi, quindi andremo incontro all'ennesima ondata di caldo. Almeno fino a mercoledì non sono previste perturbazioni in arrivo. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una splendida serata. Adesso andiamo a rivedere insieme tutte le principali notizie di oggi. La città di Cervia si è fermata per un'ora di silenzio durante i funerali di Stefano Baldisserra, il giovane morto venerdì notte dopo essere stato investito mentre tornava a casa. Saracinesche abbassate in segno di vicinanza alla famiglia. La banda della marmotta torna a colpire a Rimini. Un boato ha svegliato i residenti del centro dopo che all'alba i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat di un istituto che era già stato colpito nel 2016. Cospicuo il bottino. Un incendio si è sviluppato in un ristorante e pizzeria di Conventello, nel Ravennate. Sono stati degli automobilisti ad accorgersene e a dare l'allarme. Nessuna persona si trovava al suo interno, la causa forse un cortocircuito. Non è un paese per giovani, almeno per quanto riguarda le imprese di Under 40. In Emilia-Romagna il primo semestre del 2019 segna un bilancio in rosso dell'imprenditoria giovanile, raggiungendo il tasso più basso di tutto il paese. La città di Rimini ha ricordato i tre partigiani uccisi dai nazifascisti il 16 agosto 1944 con una cerimonia commemorativa a 75 anni dall'eccidio. Presenti anche studenti delle scuole primarie per tramandare loro la memoria storica della città. Calcio. Si è interrotto con onore il cammino in Team Cup per l'imolese di Federico Copitelli. Fatale al terzo turno ad eliminazione diretta il Genoa, capace di aggiudicarsi la qualificazione con un roboante 4-1. Ed era tutto per questa edizione del telegiornale. Vi ricordo che sul nostro portale tele24.it, sulla nostra pagina Facebook, trovate tutte le ultime notizie dal nostro territorio. A voi tutti una buona serata e un buon weekend. Infotech, il partner HP in Romagna. Thank you.
SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.